Buongiorno e benvenuti nel nostro campo prova. Oggi vi facciamo vedere come montiamo il braccetto di testata leggero. Venite con me. Il braccetto di testata leggero lo utilizziamo nei frutteti quando installiamo una forma da allevamento a spindle. Il braccetto è composto da due parti: l'attacco staffa, che va direttamente imbullonata al nostro palo di testata, e il corpo principale, che contiene i due tenditori per mettere in tensione i fili. Adesso vediamo come si monta. Prendiamo il nostro corpo staffa, lo appoggiamo al nostro palo di testata, prendiamo il nostro bullone e andiamo a fissare il tutto. Utilizzando poi due chiavi del 17, provvediamo al fissaggio della staffa. Alcuni giri saranno sufficienti per bloccarlo perfettamente. Una volta fissato il corpo staffa, provvediamo a prendere il corpo principale del braccetto e ad inserirlo nel corpo staffa stesso. Posteriormente voi troverete una lamiera sagomata che avrà l'alloggio per inserire il braccetto nella maniera ideale. A questo, una volta installato, provvederemo a mettere due bulloni che bloccheranno il tutto. Una volta montati i due bulloni, provvederemo a centrare il braccetto in maniera tale che non sia spostato né verso sinistra né troppo verso destra, ma cercheremo di mantenere questa asta di rinforzo esattamente a metà del nostro palo. La seconda regolazione che dobbiamo fare è quella di posizionare questo corpo della testata perfettamente orizzontale, in maniera tale che quando andremo a tesare il filo attraverso i tenditori che inseriremo in questa staffa, tutta la tensione sarà perfettamente orizzontale e andrà a far lavorare il braccetto nel modo ottimale. Provvediamo quindi a fissare il nostro braccetto. Prendiamo due chiavi di 13. Regoliamo per bene e controlliamo che il tutto sia orizzontale. E alla fine diamo la tesatura finale. Per l'installazione del braccetto avremo a disposizione il tenditore e il fermo per il tenditore, che andranno installati nell'apposita staffa. Inserendo il tenditore e successivamente inserendo il filo dentro il foro, potremo tesare e poi bloccare definitivamente il nostro rullino. Per farvi vedere come utilizzeremo il tenditore, ci siamo spostati in un braccetto di testata pesante. Viene installato nello stesso identico modo del braccetto di testata leggero, però viene utilizzato in impianti diversi. Quando parliamo di frutteti, usiamo questo braccetto notoriamente nel kiwi e lo montiamo con i braccetti a pergola, diritti o curvi. Mentre se lo utilizziamo nei vigneti, normalmente viene utilizzato per installare pergole trentine. Venite a vedere come utilizziamo il nostro tenditore. Abbiamo il nostro rullino tenditore. Lo inseriamo nel braccetto di testata. Il rullino tenditore ha un dado esagonale che utilizzeremo per tesare il filo. A questo punto prendiamo il nostro filo, lo inseriamo nel foro del tenditore che è presente, prendiamo una chiave di 15, la inseriamo e cominciamo a tirare. Una volta che abbiamo messo il filo in perfetta tensione, utilizziamo questo chiodo che fa da fermo, lo inseriamo nel foro esistente in maniera tale da bloccare solidalmente il rullino sulla staffa del braccetto di testata. Ecco che il nostro filo è perfettamente teso. Se avete bisogno di ritesare il tutto, basta riprendere la chiave, allentare e togliere il nostro chiodo,
e ritesare alla tensione voluta il nostro filo. Rimettendo il chiodo, tutto si riporta in perfetto equilibrio. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo video.